Hola, eccoci qua. Dite la verità, vi sono un po' mancato, eh? Lo so, lo so. In tanti mi chiedevano, ma perché non fai più le dirette? Che ci ho avuto un po' da fare, però stasera ho invitato una persona secondo me speciale. Molto speciale. Dove stai? Fatti vedere. Vediamo un attimo dove sta. Eccolo qua. Vediamo se ci risponde. Avete passato una buona Pasqua? Un po' diversa dal solito, però. Ho invitato un ragazzo top. Why always with me? Però non ti vedo, mandami l'invito. Non ti vedo perché non c'ho gli occhiali, eh. Mandami tu la richiesta. Ti Niente, non lo vedo. Ma sta arrivando, sta arrivando. Mi ha detto che era pronto. Ragazzi, vedo e leggo, eccolo qua. Ci siamo? Come stai? Eccoti qua! Aspetta che mi metto una maglietta, va che... Forse è meglio, va, che ti metti una bella Non maglia. voglio far vedere quanto sono ingrassato, aspetta. Vai, vai, mettiti la mano, mettiti la mano. Bene? Allora, tutto a posto. Tu come stai? Ah, io bene, dai. Un po' pesante sta quarantena, però per il resto. È pesante, sì. Pesante, sì, Mario. Da voi com'è? Guarda, io che ho vissuto qui la prima parte, anche la seconda, è tosta, è stata dura. Però adesso io vado in giro tranquillamente, noi ci stiamo allenando, e vado al ristorante, faccio le cose normali. Quello che mi spaventa è in Italia, se devo essere sincero, perché forse la gente non ha capito ancora che deve stare chiusa in casa. C'è ancora gente che è in giro, sinceramente. Di Sì. meno, almeno io parlo per la mia città, vivendo in alto, a volte mi affaccio, guardo, vedo persone, però comunque c'è molta meno gente adesso. Magari le prime settimane c'era più gente che camminava, andava in bici, adesso molti di meno, però ci sono ancora. No, però è un peccato, Mario, perché purtroppo è l'unico modo per bloccare questo virus. E il fatto di non poterlo, di non farlo diffondere, quella è l'unica cosa, è stare a casa. Anche perché adesso inizia a essere 5 settimane che la gente è a casa. Io ho un mese e mezzo che sono a casa. Vedi, e la gente comunque, oggi leggevo che c'erano 200, 2000 casi in più, cioè roba ancora, numeri ancora fuori dal normale. Sì. No, ma Però poi anche ieri che era Pasqua c'erano tante persone che si sono incontrate così, no? ma io vedevo su Instagram, forse di Simona Ventura, che ha messo un video che, ecco, di un blocco della polizia a Milano. C'era una coda tipo di 200 macchine, ma la gente dove cazzo va? Cioè, pazzesco. Ma io dico, fulminati, Mario. È così, è così. E poi ti chiamano il te pazzo. Io sono super pazzo, non pazzo. Però io in maniera positiva almeno, dai, non sono cattivo, Dai, almeno, no, ma sicuramente, Mario. Mario, come tu ti stai allenando? dai. Io sì, faccio molta, sai, molti addominali e flessioni, queste cose qua. Sì, ha E presentato. non ho la palestra qua, cioè ho gli attrezzi, ma non ce li ho qua, ce li ho a casa di mia madre, ovviamente non posso andare anche perché non saprei come portarli. E faccio cardio, lo faccio giù in garage o le faccio le scale. Ah, ti deve, oh, ma si deve, uno, ognuno bisogna fare, cioè, deve fare quello che può. No, però ti dico, io cardio, vabbè, lo sai, io lo odio.
lo faccio una o massimo due volte a settimana. Due Poi il volte a resto settimana. faccio tutto corpo libero faccio. Ma Mario, guarda che la tua fortuna, sai, cioè fortuna, non lo so, alla fine ti dico che non sei venuto qua in Cina con me, eh? Perché qua ti sfondavo, te lo dico. E io i lavori a secco, ti giuro, mi viene da piangere quando c'è da farli, sono sincero. So che servono e sono anche migliorato tanto confronto a quando ero più giovane, ma tante volte li faccio con le lacrime agli occhi, te lo dico. Lo so, però sai cos'è che noi, io parlo della mia categoria perché adesso faccio parte della categoria degli allenatori, degli esauriti. Che uno sì, io adesso stavo lavorando perché domani facciamo allenamento e devo scervellare per cercare di fare delle esercitazioni. Quando poi io per tutta la vita a me mi hanno fatto fare solo lavori a secco. Mamma mia, Cioè, io adesso, se io mi penso, sono. io sto qua, mi sto scervellando per capire cosa domani devo far fare ai miei, per cercare, sai, di non fargli pesare l'allenamento. Ma io ho fatto sempre No, tutto a ma sai, secco. io, a me sono sempre piaciuti gli allenamenti, quelli intensi, che sono tante volte più stancanti dei lavori a secco, ti dico la verità, in spazi brevi e a intensità elevatissima, come in Inghilterra. Io in Sì. Inghilterra le prime settimane di lavoro, quando ero arrivato dall'Inter, non riuscivo a finire l'allenamento. No? Eppure era tutta palla, possesso, partitine, e non riuscivo a finirle le prime Sì, ma settimane. loro vanno, l'importante è loro che corrono. Sì, poi boh, è normale. Io ho avuto Mancini, quindi Mancini sulla tattica era bravo, italiano e tutto, però giocavi contro squadre che veramente facevi contromovimenti e andava tutta la squadra dall'altra parte, in Inghilterra. Poi fisicamente facevi fatica a stargli dietro, però tatticamente c'erano tante squadre che non capivano niente. Capivano niente, No, tanti no. vero? Il Mancia Magari l'ha capito. adesso sono migliorati, però almeno quando giocavo, quant'è, 10 anni fa ormai, in Inghilterra non era male. Il Mancio l'ha sentito? No, Mancio non l'ho sentito, dico la Non lo verità. so. No, a volte ci mandiamo qualche messaggio, però ultimamente non l'ho sentito, dico la verità. Oh, stava fatto un lavoro, sta facendo e farà un lavoro spettacolare con la nazionale, te lo dico. Però A bisogna. me, a me, a me è nata di culo che gli europei sono slittati. Però devi fare di tutto per tornare in nazionale, ma te l'ho detto molte volte quando siamo sentiti. Secondo me tu vai a file di gas, a file gas, diciamo noi a Napoli. Per la macchina che c'hai, per la struttura che sei, beh, fil di gas. Lo so, ma io sai cos'è che non riesco tante volte a essere, cioè no, non è che non riesco, non mi viene perché riesco, non mi viene da essere quel giocatore che rincorre, combatte, ma non che dà quasi l'idea a volte, e me ne sono accorto crescendo, che tante volte mi dicevo, ma sembra che non c'hai voglia in campo. E allora ho cominciato a riguardarmi. Devo essere sincero, a volte do quell'idea che non ho voglia, ma ci mancherebbe, perché io ho una voglia folle di giocare. Però a me piace prendere la palla, scartare l'uomo, fare il gol, tirare. Vabbè, ma quello piaceva pure a me, Mario. Che pensi che mica piaceva solo a te? Solamente che io poi ho capito a un certo punto, ho capito i miei limiti. Sai qual era il mio limite? Rubavo palla e la davo, ecco, a Pirlo, che l'altro giorno ha fatto il fenomeno. Vabbè, abbiamo giocato contro anche. Non eri facile tu, anzi, perché cercavi sempre l'anticipo. Io odio questa cosa qua nel difensore, te lo giuro. Ma non è Perché retorica, se sono mi vieni solo sulle, opinioni. se mi vieni contro, riesco a reggere anche uno abbastanza grosso, ma Se il anche problema, Mario, fisicamente sai cos'è? Che forte. tu ti giravi a Ma destra e l'anticipo uscivo a sinistra. mi fa uscire pazzo, te lo giuro. L'anticipo mi fa diventare scemo. Perché sai, tocchi così e poi ti passa da là. Tocchi di qua e ti passa di là e dici, orca puttana, oh, basta. Invece l'esperienza in Francia com'è andata? Sono curioso di sapere il mio amico Patrick Chi? Vera. No, io ho fatto 2 anni con Favre, quello del Dortmund, che è particolare come persona, ma è un bravissimo allenatore. No, è una bravissima persona, è particolare, è un tipo particolare, però a me mi ha allenato veramente bene, sono stato benissimo con lui. E
a livello tattico, tecnico, anche rapporto personale, quasi perfetto, niente da dire. E infatti ho fatto 2 anni belli all'inizio. È arrivato Patrick e... Boh. Capisci un cazzo, dillo. No, non aveva le sue idee No, io che... sai che io con Patrick sono molto amico, eh? Sì, lo so, lo so. No, aveva le sue idee che ti dico la verità non erano le mie. Cioè, come giocava, come metteva la squadra, come mi voleva far giocare a me. Non erano le mie idee, non era come mi trovo bene in campo io. E io gli dicevo, guarda che io non voglio e non pretendo, perché assolutamente non mi chiamo né Ronaldo né Messi, che ho una squadra a disposizione mia. Però ho detto, devi anche mettermi, come gli anni passati, in una situazione dove la squadra mi aiuti anche, se vuoi che io aiuti la squadra. E invece così dovevo essere io ad aiutare la squadra, però alla fine in campo non facevo un cazzo. La Beh, verità è sai cos'è quella. male? E Che infatti, comunque. i 6 mesi di inizio è stato un disastro. In campo era Ma un sai disastro. cos'è che Sembrava tu. che non sapessi più giocare. Poi ero arrivato un po' più grosso perché non avevo cominciato il ritiro, tutto quanto, è stato difficile. No, ma io la situazione, io ho fatto una battuta perché so che comunque con Patrick avevi avuto un po' di problemi. Ma al di là di questo, io penso che prima guardavo la diretta dei ragazzi di 433 e Patrick Kluivert. E Patrick parlava benissimo di te. E però lui diceva il rammarico che ha fatto meno di quello che avrebbe potuto fare fino adesso, sai? Ah, ma E questo è sul questo è primo che lo dice, il questo è sul primo lo che lo so. dice, io lo so anche. Ma questo è il rimpianto che io a volte dicevo anche a Antonio Cassano quando era a Madrid. Che a volte uno si concentra e perde il Sì, però tempo. Antonio ha una testa diversa dalla mia, No, io no, ma non io lo sono come parlo. Antonio, nel senso che No, no, ma. senza nulla togliere, però Antonio è un tipo diverso da me, non No, è... ma qua non è che parliamo chi è meglio, chi è peggio. Cioè, io parlo come io. Parlo a livello calcistico, che secondo me Ah, però a livello siete calcistico due Antonio è uno dei talenti più forti in assoluto. pazzeschi. Cioè. Ma questa non è una critica, io figurati. Però io per questo ti volevo portare con medicina, perché secondo me. Qui era l'ideale perché comunque giocavi in una squadra top in Asia e non avevi gli occhi puntati addosso come purtroppo hai in Europa e quindi qua ti potevi tornare a divertirti nel senso di giocare a calcio e toglierti qualche Ma scalpello. io aspettavo te per venire. Lo so, ma questi soldi che sto a. Allora, lontana la Cina, eh. Quello sì, però ti dico, guarda, io ne parlavo con è venuto Alessandro Pato e quando vi parlai la prima volta lui mi disse la stessa cosa. E mi disse, ma che faccio? Vado via dal calcio importante, mi disse, guarda, vieni qua che ti divertirà, ti rendere conto che poi il calcio qui non è semplicissimo come la gente pensa. E tornerai a divertirti a fare le cose che. Perché? Perché comunque qui la vivi in modo diverso. Non hai quella pressione che hai in Europa, non hai quei rompimenti di coglioni che esci di casa e c'hai 50 persone che aspettano lì, che, tra fotografi, cazzi e mazzi, tutte cose che qua cioè, fortunatamente non ci sono, capito? Però è un peccato perché secondo me. Tu l'hai fatto con un allenatore che ti ha dato fiducia, che ti ha fatto sentire importante e che non ti ha fatto la guerra, che ti ha detto guarda Mario sei uno stronzo, Mario guarda ti stai impegnando poco, ti ha detto le cose in faccia. Chi? Mancini. Ah, allora, ma con lui ho un rapporto speciale, con Perché Non manca proprio la ti vita. piace Ma come si tratta? io infatti, ad esempio, se lui pensa che in questo periodo non me lo sono meritato di essere nazionale, io sono contento che lui non mi convochi. Perché Lui non ti io lo so convoca. che se lui mi convoca, non mi convoca per stare in panchina. E se c'è Bravo. qualcuno che merita più di me di essere nazionale, è giusto che lui convochi chi merita e chi gioca. Ed è giusto, No, no, ma. assolutamente. Il giorno che meriterò io sarò là e giocherò. Ma tu sai che tanto il mancio ti stima, il mancio ti aspetta, quindi. Però è normale, non ti convoca tanto perché ti deve convocare, perché sa che così facendo potrebbe farti solo del male, capito? Certo. Ma no, ma io lo so, io lo so. Io ho avuto l'anno
qua a Brescia difficile, ho avuto quei 6 mesi a Nizza difficili, ma poi gli ultimi anni tra Nizza e Marsiglia io sono stato anche bene. No, no, ma io mi sono visto un sacco di partite tue, sai, Però vedi, a dell'Inter. Marsiglia avevo Rudy Garcia che per me lo metto al top degli allenatori, per me, Ma perché è fantastico, fantastico, fantastico. sai che noi calciatori, dico, perché metto anch'io in arresto dal passato, okay, quelli che ci fanno giocare, divertire, sono i più bravi. No, però faceva correre anche lui a volte, Lo so, lo eh. so. Faceva correre, faceva tanta tattica. Diciamo che nella scala Noia del calcio, cioè, lavori a secco, tattica. Tattica, no, Lì no. proprio Mario, ma io. cosa vuoi fare? Solo riscaldamento e partitina? Per me sì. Per me riscaldamento, possesso palla, partitina. Aspetta, ma riscaldamento non a secco, Torellino. Torello non si può togliere, dai, Torello non si può Vabbè, no, togliere. Torello, figurati, Torello è Però ti fondamentale. dico, sai, i area-area, gli allunghi area-area, Sì. quelli lì mi piacciono, quelli lì ho anche un bel passo a farli. Cioè, Ma tu li sai faccio cosa bene. devi fare? Secondo me è un consiglio da qui a fine No, ma carriera. aspetta, ma Fabio, ma guarda che io sono, cioè, chiedi al nostro preparatore, io a livello fisico, guarda che ci sto, non è che sono tra gli Mario, ma ultimi, se eh. non ci sei tu, ma ti rendi conto che No, bestia sei? ma io sto solo parlando di qualità dell'esercizio, che sicuramente serve. A me non piace, ma non è che non ce la Mario, faccio, anzi. secondo me devi fare una lista delle cose che dici, ok, mister, questa mi piace, questa non mi piace, così fai prima. Ma sai, ridendo e scherzando col mister, abbiamo fatto una, io e Gastaldello, abbiamo preparato una lista, cioè un foglio, l'ho fatto io, l'ho fatto lui, perché io continuo a rompere i coglioni con la corsa, oh ma basta, va. Allora a un certo Ecco. punto il preparatore mi fa, oh fate un foglio, ditemi l'allenamento, oh finalmente. E ho messo calcio tennis, possessi, Bravo, Torelli, tutte robe così. E ho bravo. messo anche un lavoro a secco, però. No, Ah, forse l'hai messo un lavoro a secco, l'ho comunque. messo, perché lui ha detto, devi farlo seriamente come se fossi l'allenatore. Ho detto, prepara la settimana. E ho La messo un settimana giorno tipo, fatto. Diciamo che ti sei fatto la settimana tipo. la settimana tipo fatto, che era lunedì libero, perché se giochi domenica, quindi lunedì libero. Giustamente. Martedì ripresa, si comincia Soft. con un po' di palestra, stretching, cose, possesso palla. Io non ho studiato, io dico per come la vedrei io, come la vedo io. Possesso palla. Spazio ampio, scusa, ma spazio ampio o spazio No, Torello, corto? scusa, Torello, possesso palla. E Torello come un riscaldamento, dai. Ah, ok. Possesso palla, stretto, ovviamente. Puoi fare anche 4 squadre, fai possessi palla proprio piccoli, intensi. Poi cos'è che avevo messo di martedì? Martedì un po' di corsa ce l'hai buttata dentro, no? Perché il martedì è importante, un po' di corsa. Sì, era il martedì che avevo messo degli allunghi area-area, avevo messo Ok. tipo 10 allunghi area-area Dici lungo, e solo poi 8, cioè 10 allunghi più o chi ha, chi meno. ha com'è? No, 10 allunghi, vabbè, aria aria, 10 15-15. allunghi, beh 15-15, sì, ci sta 15-15, cosa? 6 minuti? Adesso non fammi fare i calcoli che non ce la faccio. 6 minuti, Vabbè. 15-15, quanti sono? Vabbè, comunque lasciamo stare sti numeri perché sennò qua. No, aspetta, 4 minuti. Ecco. 15-15 sono 2 allunghi, 3 allunghi al minuto, 2 allunghi al minuto. No, 3. Mario, lasciamo stare perché sennò Sì. ti stracciano il foglio. Sono 2 allunghi al minuto, sono 2 allunghi al minuto. Oh, 15-15, 15-30, 45, Mario, 60. lascia stare. Oh, no, è giusto. 2 allunghi al minuto, 4 sono 8 allunghi. Facciamo 5 minuti, dai. Sì, ma 4 minuti di allungo non è niente, Mario, ce la faccio Sì. pure adesso. Ma di martedì? Dai. 6 minuti. Oddio, fai due blocchi da 8 almeno, riusciamo a beccarli. 32. No, lascia stare, lasciamo stare i numeri, Dai, non fa niente. facciamo 2 blocchi da 6. Due Non fa niente. Blocchi da 6. blocchi da 6. Sì, dai, sì. Vabbè, 2 blocchi da 6. E poi chi ha giocato entra. Chi non ha giocato la domenica può fare una partitina. Partitina, ok. Mercoledì palestra.
Non Ma... doppio. Ah, no, no. No, no, vabbè, ma questa è la lettera di Babbo Natale, mica una lettera natale, cioè questa è la lettera da mandare a Babbo Natale, un regalo. Vabbè, ma poi dipende anche se in che squadra sei, se hai la Champions League o meno, però comunque i doppi non li soffro abbastanza. Ah, ok. Però boh, dai, si può facciamo doppio, mercoledì doppio, quindi mattina palestra. Palestra, pomeriggio. Pomeriggio ristretto, puoi fare, puoi fare un po'. Può fare cominciare un po' la tattica, le uscite, quelle cose lì. Uh-huh. E poi sì, ci sta una partitina. Okay. E la partitina un possesso ci deve essere per forza, se no non è allenamento. No, infatti. Poi il giovedì, adesso non mi ricordo però cosa avevo messo. Partita, qui. Giovedì una partita. No, giovedì avevo messo, la tattica. Ok. E giovedì avevo messo la tattica. Mario, poi, Mario. È meglio che non faccio allenatore. Però i miei giocatori sarebbero contenti. Non so quanto saremmo in classifica, però i giocatori non sarebbero scontenti. Il Mario però, ti posso dire, io adesso non so i lavori, tutte queste cose qua, ovviamente non la li so. La parte fisica si lascia. Però quando mi sono divertito, tra virgolette, che ho avuto gli allenamenti belli, con la palla intensi, ma anche lavori a secco, ma comunque belli, coinvolgenti, ho sempre lavorato meglio, ho sempre fatto più di quello che facevo il giorno prima. Quando mi sveglio la mattina, che so che c'è un bel allenamento, è un'altra cosa che sapere che... Però ti posso che... dire una cosa, Mario. Poi è normale, c'è sempre sacrificio e tutto quanto. Ci ti posso dire una cosa, invece? Certo. Sai io quando mi diverto? Quando vinci? Sì. È così. Ha detto Ventola, bagno e massaggio il venerdì. Alla fascetta. Nicolino è abituato al calcio di 20 anni. Ma sai, fa. A Nizza avevamo il giorno che era il venerdì. Vedi, che era lì. Essere un calciatore di Super Mario, mi dicono qui. C'era, il venerdì ci faceva il giorno libero. Nel senso che tu andavi al campo e potevi decidere se volevi fare lavoro a secco, palla, o massaggi o idromassaggi. Lo facevamo anche noi con Capello alla Juve, ma Mario, partiamo da un presupposto che secondo me non c'è una regola per vincere. Cioè ognuno ha un suo sistema di gioco che in base al gruppo che ha poi dopo elabora, no? Perché se dipende da se ci sono giocatori che sono dei martelli oppure se c'è qualche testa di cazzo oppure c'è... Io penso che ogni allenatore si deve adeguare a quello, al materiale umano che lui ha, capito? Poi in base a quello uno poi sviluppa i programmi. Però prima c'era l'abitudine di fare bagni e massaggi il venerdì, ma c'era pure l'abitudine di fare mercoledì doppio, però, sempre. No, vabbè, ma guarda che il doppio lo facciamo anche noi. Io è tanto tempo che faccio doppio, ti dico la verità. Io ti faccio un esempio. Oggigiorno se io vado a proporre ai miei giocatori, dopo la partita, un recupero attivo, mi la bicicletta 20 minuti così. Io per dire uscivo e mi facevo, non so, 10-300. Il giorno dopo la partita? Il giorno dopo le partite. Era una mia cosa soggettiva, lo so. Ma mica solo io, facevamo. Allora, io ho delle volte che sto così bene che il giorno dopo riesco a allenarmi con chi non ha giocato. E sì. Ci sono delle volte che dopo la partita non posso manco alzarmi dal lettino. E io non sono uno che sta sul lettino, però dipende. Io il giorno dopo, per dire, era l'adrenalina ancora, no? Che avevo il corpo, mi permetteva di fare dei lavori importanti. Due giorni dopo io ero morto. Io due giorni dopo, ecco, dovevo stare fermo. Ma è così ormai, si fa questo. Nel giorno dopo fai un po' di recupero, dopo due giorni praticamente bagno e massaggio. Ma come ritiro? Io sono stato abituato a fare sempre ritiro. Il giorno che andai, ma penso anche tu in Inghilterra, al Real Madrid, con Mister Capello, ritiro. Con Schuster, zero ritiro. Oppure quando mi per te è meglio ritiro? Per te è meglio ritiro? Ma io l'ho fatto per tutta la mia vita, però ho vinto andando in ritiro e ho vinto non andando in ritiro, ho campionato con Real Madrid.
Non c'è una regola, non c'è una regola, Mario. Dipende sempre da che giocatori hai a disposizione. Però secondo me, sai, se non fai ritiro, vabbè, quello è sicuramente. Però se non fai ritiro, secondo me, cioè, poi dipende sempre gli orari, che partita è, tutto quanto. Però dormire nel proprio letto, secondo me, è molto più rilassante per una partita che dormire in un hotel. Hai ragione. Cioè, il fatto di svegliarsi, di essere a casa, di avere le tue cose, tutto quanto, secondo me più, sei più tranquillo. Non so, io mi trovo meglio. Poi certo, non ho niente contro i ritiri, io sono malato di PlayStation, quindi mi porto la PlayStation, sono tranquillo lo stesso. Ma chi è più bravo, tu o tuo fratello? No, mio fratello è scarsissimo, ma veramente scarso. È veramente scarso. Lui pensa di essere forte, ma è scarso. Cioè, lui se dovesse dire, guarda Mario, io sono bravino, ok, va bene, gli direi ok, non direi niente. Ma lui pensa di essere troppo forte. Ma questo è fenomeno, fa il fenomeno. Però è troppo scarso, ti giuro. Infatti adesso ha cambiato, gioca a GTA, perché ha capito che non può giocare a FIFA. No, perché vedevo dalle storie che lo massacrava, quindi... No, vabbè, ma lui è scarso. Poverino, è scarso. Bene, bene, Marione... Ma cosa fanno i giocatori in Cina nel tempo libero? Non so se no, Mario, guarda, qua questa è una città, come ti disse all'epoca, da 30 milioni di persone. Noi facciamo sempre allenamento pomeriggio perché comunque è al sud, il clima è umido. E quindi facciamo sempre allenamento pomeriggio. E durante il giorno... Non so che cazzo fanno, perché non è un problema mio. Ma tipo escono, vanno ai ristoranti, vanno nei locali, fanno cose normali così? Normali. No, cose no, perché dicono, sai, in Cina, in Giappone, tutti i soldatini, tutti... No, io ho un mio amico che giocava all'Inter con me, che è quello che lavorava con me, che è mio amico da quando siamo piccoli, che lui ha giocato in Giappone. E mi diceva, Mario, sono perfetti. Perfetto. Ah, forse. No, anche i miei sono perfetti, però giustamente Mario, ma sono ragazzi di 20-25, per me possono fare quello che vogliono, è normale, con la testa, io cerco di fargli capire i giorni adatti, però poi per me la cosa fondamentale è il campo, cioè tu puoi fare anche le 5 del mattino, poi il giorno dopo devi venire in campo e devi correre, poi... La vita privata ognuno se la gestisce come vuole, capito? Ma che lavori a secco fai? Io non so se conosci Giampiero Ventrone. Ne ho sentito parlare. di... No, però è cambiato. È venuto fuori il suo nome quando si parlava di lavori a secco, infatti. Io l'ho avuto per 4 anni. E l'ho avuto nell'età del settore giovanile del Napoli, nei primi anni di prima squadra. Poi lui andò con Mister Lippi alla Juve, e ha rivoluzionato il mondo del calcio con l'introduzione della forza, poi dopo ha esagerato, però adesso è cambiato parecchio, adesso è cambiato tanto. Per me i giocatori corrono, lui fa dei... Però scusa un attimo, ma i giocatori veloci, davvero, i giocatori veloci, rapidi, fare tanta corsa di resistenza, non ti peggiora la rapidità e la velocità? Allora, cioè, è giusto fare il lavoro, però farlo sempre dovrebbero più concentrarsi magari sulla rapidità e la velocità per migliorarla, che la corsa è lo stesso passo. Faccio il mio esempio. Io ero un giocatore molto esplosivo. Lo so. E le corse lunghe per me erano un disastro. E io ricordo che... Facevi 310 volte del giorno dopo la partita, ma facevi un disastro. No, però per me era... Io parlo di corse lunghe, Mario, prima si facevano i 1000 metri, si facevano i 800, i 1200, cioè... Un disastro. Per me era un disastro. Eppure io li facevo. Ma perché? Perché comunque non è che ti mettevano sempre a fare queste corse lunghe. È normale che quando mi dicevano, guarda Fabio, bisogna fare gli scatti 10, 15, 30 metri, per me era una pacchia, capito? Era una festa. Però io ho sempre fatto quello che mi chiedevano, ho sempre cercato di dare il massimo. Poi più andavo avanti e più è normale mi gestivo. Poi fortunatamente hanno iniziato a introdurre i lavori personalizzati. Yeah, cioè nel senso alla fine... E caratteristiche diverse, gruppi diversi,
Mario, ma quando ho iniziato a giocare i primi anni hanno iniziato a introdurre i cardiofrequenzimetri, perché sennò prima era tutto un gruppo andato a correre. Già quello, ma vedi, però anche il fatto di far correre il difensore col difensore, il centrocampista col centrocampista, l'attaccante con l'attaccante, non so, io ero a Liverpool ad esempio e dovevo correre con Borini. Cazzo, Borini è come un chignota, che devo fare? Non potevo stare lì dietro. Noi dividiamo i gruppi, cerchiamo comunque anche di fare i test. Io cerco di fare lavori a secco e lavori con la palla. Cerco di fare comunque tutte situazioni molto divertenti, però dipende dai giorni, Mario, perché sta pure il giorno che c'è bisogno di fare il lavoro a secco. Io quest'anno l'ho fatto di più, gli altri anni no, gli altri anni per me magari riuscivo a gestire un po' di più. Dipende dai momenti, però ti dico, corrono. Ma tipo un esercizio qual è? Un esercizio duro? No, lui fa dei blocchi da 6 minuti, 8 minuti, anche 10 minuti, la classica navetta, non so, 20-20, oppure i lavori normali. 20-20, andate e ritorno e fermi 20. L'altra volta sai cosa gli ha fatto fare? Ma Mario gli ha fatto fare i 150, 100 e i 300, però gliel'ha fatti fare a navetta, 100, 100, 100. Quello è tosto, ma... Qual è quello... Aspetta, che parti da 150 300 metri, però a navetta. Ma tu Conte l'hai avuto? Io ho giocato insieme a Antonio, non ho avuto, ma i lavori sono quelli di Giampiero, perché Giampiero ha lavorato per parecchi anni. Allora mi parlavano di un esercizio a piramide. No, che partivi da lungo a navetta e arrivai fino a quelli 5-5, mi hanno detto. Ha detto che la gente vomita quando si fa quello. Disastro. Ecco, tipo lì io potrei svenire, penso. Mario, ma non fisicamente, mentalmente. Non fisicamente. È una questione di abitudine, Mario. Stiamo a sentire. È una questione di abitudine, poi dopo uno si abitua. Poi è normale, le tue caratteristiche sono quelle di prendere il pallone, girarti e tirare. Allora fai 100 gol. È normale che... Però nel calcio moderno devi anche correre. Bravo. E tanto anche. Se no la palla non ti arriva. Mario, mi chiedono, ma quando vai a giocare a Napoli? Ormai. Io ci ho provato. Tanto tempo ci ho provato. sì. Napoli per te sarebbe una bella sfida, dai. Ah, starei benissimo a Napoli, veramente. Sono sincero, starei veramente bene. Vabbè, stanno bene tutti, si sta da Dio. Faccio la mia figlia, la faccio diventare un capo ultra a Napoli. Ah, ma lei è tipo a Napoli, eh? Vabbè, per forza. Ho capito, ma io continuo a fargli cantare Brescia, ma poi alla fine... E lui è tipo a Napoli, sì, farei guarda così. Sì. Ma lei adesso è giù? Sì, lei è giù. Era di una felicità quando l'ho portata in campo a San Paolo. Beh, ci credo. Era ipnotizzato. Poi sai, avendo tutti i familiari intorno, là non scappi. Una bella emozione, sai. Comunque San Paolo, io lo metto a livello di San Siro, è comunque un'emozione entrare sempre. Poi San Siro, per me San Siro è lo stadio più bello del mondo. Più emozionante del mondo. Forse ai livelli del... Bah, quello del Barcellona, il Camp Nou. A me quello non... A me non è troppo grande. È bellissimo, però è troppo grande. Cioè, ti perdi, capito? Per me, sai, solo se parlo del San Paolo, io sono cresciuto a Fuorigrotta, quindi solo se parlo mi vengono i brividi, perché io giocavo fuori e poi sono entrato dentro a giocare. Giocavo fuori, prima poi al San Paolo e poi all'interno. Quindi per me non fa testa. Però... Però il derby di San Siro è unico. Per me il derby di San Siro è unico. Sì, San Siro è uno stadio che comunque quando entri, però ti dico, secondo me il Bernabéu ha un fascino superiore.
Io ho giocato a Bernabeu con City, con la Boa Pardè. Ho giocato, no? Abbiamo fatto la finale. Sì. No, è bello. Stiamo parlando di top, eh? No, no, è bello. Cioè, non puoi dire brutto il Bernabeu o brutto il Camp Nou. Però a livello di emozione, secondo me un derby di San Siro ti dà di più. Ma sai, cioè, è più il fattore che vai nel campo del Barcellona, del Real Madrid, magari per la prima volta, che ti affascina. Hai visto il classico? No, quello non l'ho mai visto. No. Non posso, io parlo del derby che ho giocato io, ti dico... Ho fatto il derby anche in semifinale di Champions League, cioè... Andate e ritorno. Vabbè, a San Siro quello... Aspetta, San Siro o Real Madrid? No, io ho fatto il derby della semifinale di Champions League quando vinse il Milan. Noi con Cooper arrivammo in semifinale. Ah, quello che ha fatto col Martins? Sì. Ah, ma tu eri all'Inter? No, sì, io ero all'Inter. Ah, vabbè, penso che l'atmosfera lì è stata unica. Mamma mia, oh, spettacolare. Lì era bello. Semifinale, un derby. No, fu pazzesco, fu una delusione pazzesca. E il classico com'è? Il classico, se lo vinci è bello, se ti fanno, vengono in casa tua e ti fanno 5 secondi è un disastro. Immagino. No, io ho giocato quello che abbiamo vinto lì, abbiamo pareggiato, ho perso, però c'è il classico, c'è un'attenzione intorno che... Ma te ne accorgi già quando arrivi fuori al Bernabeu, la gente è diversa. Ma come la Champions, come la Champions. E la Champions è fantastica, la Champions, giuro. La Champions, sì. Quante ne hai vinte tu? No, 3-0. Non l'hai mai vinta con Real? No. Cazzo non frega, hai vinto il mondiale più di così. No, Mario, io prendevo per il culo a Iker Casillas, no? Perché, sai, Iker comunque ha vinto tanto. E io quando arrivai a Madrid mi dissi: guarda, tu puoi parlare di quello che vuoi, 3 Champions League, io ho vinto il mondiale, quindi stai tranquillo, vai piano. Poi dopo un po' è arrivato e lui vinse il mondiale e mi disse: e Fabio, allora adesso che fai? Iker, hai ragione, però devi stare sempre buono. Perché io ho vinto il pallone d'oro. È vero, cazzo, che hai vinto il pallone. Vabbè, quello. Però ti dico, cioè, se mi dovessero dire quale preferisci, pallone d'oro o mondiale, non ci penso una volta. Il mondiale subito non esiste. Mario, ma il mondiale, il pallone d'oro è un riconoscimento personale che fa piacere. Che è un qualcosa da piacere. Mamma no, mia. Ti dico, è da difensore. Io da bambino mica pensavo a vincere il pallone d'oro. Io pensavo a il mondiale. Quando sono entrato in nazionale, ho detto: per me l'obiettivo è il mondiale. Vincere. Certo. Quindi, sai, quello è stato un riconoscimento. Poi ti dico: è più importante il FIFA World Player, perché lì sei scelto da capitano e allenatori. E quando ti nomina il miglior giocatore al mondo, allora ti inizia a fare effetto, capito? Hai vinto però quello? Io sì, ho vinto tutti e due, Mario, non ti preoccupare, ce l'ho La Champions, che te ne fai? Hai vinto le cose più belle, cazzo. No, però il mondiale è vero. Il mondiale, io ti dico, auguro a tutti i calciatori di poter comunque avere la possibilità di alzare la Coppa del Mondo, perché è un qualcosa di wow, qualcosa che ti rappresenta il tuo paese. Io, quando avete vinto il mondiale, sono andato nella piazza qua a Brescia, non ho mai visto la città. Io, Brescia è grande, ma non è Roma o così. Imbarazzato, cioè un'emozione c'era. Guardavi in ogni angolo, non c'era uno spazio libero, c'era pieno di gente, cioè una roba incredibile, non ho mai visto una roba. Ma noi, sai che noi ci rendemmo conto di aver vinto il mondiale quando atterrammo a Roma? Perché sai, in Germania, sì, la festa, bellissima, però poi dopo, quando atterrammo a Roma, io l'altro giorno ho messo una foto con Mr. Lippi che eravamo al Circo Massimo, cioè noi arrivammo a Roma e... Una roba per il mese successivo dopo, ovunque andavamo, era un disastro.
È un disastro. Vabbè, ma voi siete nella storia. Ormai, cioè, quando vi penso, quando ti vedo per strada, la prima cosa che ti dicono è quella. Sì. Poi io penso ho fatto 100 presenze nazionali e alzato la Coppa del Mondo. Non male. Ma poi per me la partita più bella, quella più emozionante, è stata con la Germania. L'altro giorno Sky faceva, non so se l'hai visto, il servizio di tutto il cammino, ma guarda che ti viene la pelle d'oca, l'azione è quella che hai cominciato tu, che poi Gilardino Del Piero fa venire la pelle d'oca quell'azione. Nazione fantastica, perché è il classico contropiede italiano. Era proprio emozionante, ma io ero piccolo, però mi ricordo ancora, ma a rivederla dopo tanti anni, stesse emozioni. No, sai cos'è che... E comunque eravate uno squadrone, porco cane, che squadra che c'avevate. Mamma mia. Guardavo i nomi l'altro giorno e dicevo, figa, erano forti questi. Ma pensa che noi in panchina, io giocavo io e Ale Nesta, come centrali difensivi, no? E si è fatto male Ale, è entrato Marco. Si è fatto Marco squalificato, entra Barzagli. Ah, ma eravate tutti fenomeni. Quindi puoi fare. Cioè, davanti, poi aspetta. Ma poi eravate anche un bel gruppo, nel senso che siete tutti amici alla fine. Quindi no, è bello. Ma sai cos'è, Mario? Che noi siamo cresciuti quanti insieme. Il gruppo che ha vinto due under 20, 21, mancava solo lo Christian Vieri, che purtroppo si fece male prima del mondiale, se no il gruppo era quello lì, capito? Ma noi ancora oggi, quando, a parte che era tutta una presa per il culo, è tutta una presa per il culo, perché poi c'era il bastardo di Andrea, c'era Rino, un disastro. Andrea mi fa morire a me. Andrea, adesso farà l'allenatore, adesso te lo trovi a Brescia come allenatore, magari. Ah sì? Ma fa correre? No, lui adesso vuole andare direttamente al Barcellona, Mario. Sì? Beh, dai, ci sta. No, ci sta, glielo detto. Ma tanti, sto notando che tanti di voi, adesso io non ti ho mai avuto come allenatore, ma da giocatore siete una cosa, da allenatore cambiate. Cioè, magari il giocatore che si lamentava sempre della corsa in più, diventa allenatore, si corre e basta. Mario, sai cos'è? Che tu quando sei calciatore sei egoista e pensi a te stesso. Quando diventi allenatore hai una responsabilità. Io ti faccio l'esempio della mia società. Io vado in giro con 150 persone e devo stare attento a tutto. E cambi, perché poi ti rendi conto che se il calciatore non fa quello che è nella tua testa, e ti mandano a casa. Ecco, io a parte il fatto di organizzare la settimana, che penso che la mia non sono bravo. Lasci, leva mano, Mario, leva mano. Cioè. Lì avrei bisogno di un preparatore bravo, mi sa. E a parte quello, la mia paura più grande sarebbe proprio la gestione a livello caratteriale, cioè il rapporto uno a uno con i giocatori, perché se trovo quello bravo, quello puro, quello educato, mio figlio, ma se trovo quello che mi risponde, io non so come, cioè, Mario, non ce la farei, se poi da uno diventano due, tre, cioè io faccio una carneficina. Ma la cosa è che ad allenare... normale, tu devi avere le tue idee, la parte fisica, ti prendi il miglior preparatore che c'è sulla piazza, lo risolvi, ma il rapporto e la gestione del gruppo, quella è una cosa molto delicata, e va gestita, devi capire i momenti, devi capire quando c'è da dare la carota, quando c'è da dare il bastone, e quando a un giocatore magari lo riprendi davanti a tutti e soffre, magari è meglio riprenderlo da solo, lo chiami nello spogliatore dell'ufficio. Cioè la gestione è a 360 gradi, capito? Sai cos'è difficile per voi, soprattutto quando il rapporto con i giocatori che non giocano? Oh, no, io do molta più attenzione a quelli che non giocano che a quelli che giocano, perché poi sono quelli che ti possono rovinare l'allenamento, sono quelli che ti
ti possono far vincere il campionato perché al momento giusto devi farli entrare e devono essere pronti. Non è semplice, Mario, non è semplice. Se ti trovi 22 Mario, poi... No, ma Mario, mi credi? Quando... Guarda, no, ma io sono... Guarda che io non so io se hai parlato con qualcuno che mi ha allenato. Io non sono mica quello che dicono, è spogliatoio, fa così. Sono tranquillo, anzi, sono uno che ride sempre, scherzo. Io ho solo un gran problema sui lavori a secco, poi il resto... No, ma questo, Mario, ma questo io penso che io... Ho un grande blocco, nel senso che li faccio, però devo superare, cioè devo migliorare su questo ancora, che... Sai, Mario, come faccio un possesso dovrei riuscire a fare l'allungo, ecco, è difficile, è veramente difficile. Poi la cagata nel senso che poi alla fine la faccio, però sai, dico sempre Mario, è difficile. Ma è, Mario, come io gestisci, penso che la soluzione per allenarsi uno la trova sempre. E non ti devi bloccare con la corsa lunga, la corsa corta, però io penso che un blocco che poi un allenatore o chi, vedi... prima hai parlato di 2-3 allenatori che ti hanno trovato i punti giusti e tu hai reso al massimo. Io penso che la cosa più importante è che tu ti devi divertire. Mi ha scritto Dante. Dante, che sono tranquillo. Dante, frate. Dante, oh, lui è un fratello per me. Ma in allenamento, i calci che non mi ha dato, non puoi capire. I calci che non mi ha dato. Se provavo a fare il tunnel ero morto, ti giuro. Vabbè, ma però io parlavo, ti devi divertire, perché alla fine il calcio è un divertimento. Però ci sono dei momenti che uno deve fare il serio, perché sennò diventa difficile. E ripeto, io mi diverto quando vinco, Mario. Vincere la cosa, ma sai che poi tu vinci la domenica e lunedì torni, sei contento, vuoi fare di più di quello che hai fatto la settimana prima. Quando allora, perdi, qual è quando la perdi, strada per vincere? Lavorare, sicuramente lavorare. No, cioè, lavorare. Devi avere... No, però dico, non c'è una strada unica. L'unica cosa è il lavoro, quindi se ti vuoi divertire nel calcio devi vincere. Perché... No, però adesso magari sembra che stia dicendo che non bisogna lavorare. Assolutamente bisogna lavorare. Io sono il primo che lavora, ma voglio anche divertirmi. Certo. Se c'è una settimana dove, però adesso non faccio nomi, te lo dirò in privato, c'era ad esempio un allenatore che il divertimento non c'era. E lì ti spari in quel posto lì, a meno no, a meno però... di... Ripeto, uno non è che deve stare lì a pensare io devo far divertire i giocatori. Assolutamente no. Il divertimento però, viene... Ma il divertimento può essere anche un possesso palla con intensità alta, un lavoro differenziato, non so, col pallone a intensità alta, non lo so cosa può essere, ma che ci sia la palla, ecco. Può essere andata, ritorno, passaggio, tiro in porta. Una roba, capito. Ho capito, non ti preoccupare. Che ci sia il pallone, ecco, solo quello. Sì, però ti ho detto, alla fine non c'è un sistema vincente con palla o senza palla. Però la cosa importante è vincere, quindi io mi diverto quando vinco, il resto, capito? No, poi a Ibra lo senti, a Ibra? No, un po' che non lo sento lui. Ma lui è, non so, è a pesca adesso. L'ho visto che è. Pazzo lui. Com'era la Juve lui? Era uguale? Prima, quando abbiamo... siamo arrivati il stesso giorno alla Juve, facemmo la conferenza insieme. Ma Ibra, i 2 anni l'ho massacrato. Io a Ibra 2 anni l'ho massacrato. Lui... Mi ricordo quando sono andato in prima squadra, che ero piccolo, la prima volta avevo 16 anni, e io ero seduto di fronte, no? Nello spogliatoio, e lo guardavo, ma perché, cazzo, li avevo visti, dicevo, in parte Adriano, Cruz, Crespo, dicevo, ma no, ma è uno scherzo questo, dicevo, no? E a un certo punto mi sono fissato su di lui a guardarlo, no? E lui mi guarda e mi fa, ma tu pensi di giocare qua? Mi fa, tu farai allenamento oggi, poi non giochi più. Poi non vieni più, ma
E ogni volta che andavamo allenamento in campo, mi guardava e fa: no, tu sei scarso, sei troppo scarso. E alla fine è stato lui a dire a Mino: guarda che c'è uno più forte di me, prendilo subito. Però a me continuava a dire: ma no, ma sei troppo scarso, lascia stare il calcio, mi fa, vai a studiare. No, beh, ma io lo massacravo. E gliene dicevo di tutti i colori, cioè, ma da dove ti hanno preso? Cioè, tu cosa ci fai qua? Ti rendi conto? Dove vai? Cioè, non puoi stare nella nostra squadra, qui sono tutti campioni, ma tu dove hai giocato? All'Ajax? No, lui soffriva. Beh, lui è migliorato tanto nel calciare in porta, perché quando era Juve non sapeva calciare in porta. Lui non era bravissimo a calciare, a meno così. Mario, che lui gli piaceva fare il colpo di tacco a centrocampo, gli piaceva fare il numero, però poi era poco cattivo sotto porta. E Capello disse: Ciccio, fai una cosa, facciamo al contrario, inizia a far gol, inizia a muovere la rete e poi dopo ne parliamo. Iniziò a fargli fare degli allenamenti specifici per quanto riguarda il tiro in porta, per quanto riguarda l'uno contro uno. No, è migliorato tanto. Ci credo, gioca con me, è normale che migliora. giocava contro il difensore, ha sempre giocato. No, vabbè, il bello sai, Valerio, che eravamo io e Lilian quando facevamo le partitine. Chissà cosa avete combinato. Perché Lilian era di un duro. Non ci veniva, dicevo, Fabio, quello mi mena sempre. Io vengo da te, almeno così con te mi diverto un po', ma quello mi mena sempre. Il bello è che io poi, lui alzava il braccio e io passavo sotto. E diceva: tu sei proprio un bastardo di me. Sì, però lui, io quando ce l'ho avuto all'Inter era... Mamma mia. Decideva, ma lui non faceva un cazzo in campo. Si allenava a 200 all'ora, ma non faceva un cazzo in campo. Anzi, si girava, dai, cambio la partita, bam, gol, porca puttana. Ma è così, Mario, è così. Poi per voi attaccanti è ancora più semplice. Ma quei almeno gli anni che ho giocato io all'Inter, quei due anni, no, ho giocato con Ibra, sì, due anni, impressionante. Cioè, io lo guardavo come un dio, è impressionante. Guardavo tutto quello che faceva perché era impressionante. Lui era buono, lui è cresciuto tanto. Poi adesso si è creato il personaggio a fenomeno che è bellissimo. Di Dio. È un pazzo, ti giuro. No, ma addirittura leggevo i commenti, c'era uno, non è che Ibra va a pescare, è il pesce che va da Ibra. Invece io ho letto uno, se mettete le gambe al pesce fa far gol anche a lui. Mario, non ti rompo più, è stato un piacere parlare con te, mi dispiace che non sei venuto Spancina a giocare. Quando vuoi, no? Ci aggiorniamo. Va bene. Mi raccomando, la gente, dì alla gente di stare a casa, che è l'unico modo per cercare di superare questo virus e non farlo andare in giro, perché questo non si ferma, sto bastardo, è quello di non avere contatti con gli altri. Esattamente. Più stiamo in casa e prima usciamo. Cioè, speriamo. Ormai è già uscito. La gente deve capire che bisogna stare a casa, sì. Bisogna stare a casa, sì. Non è facile, però bisogna stare a casa. Bene, Marione, ti aspetto una sera a Napoli a cena, te lo dico. Volentieri. Volentieri. Un abbraccio forte, Fabio. Ciao, Marione. Ciao.